numero del Salus TG, cicli per la fecondazione eterologa raddoppiati in un anno, Italia ai livelli della Gran Bretagna, nuovo scanner cerebrale indossabile, scoliosi dimenticata ma in aumento dall'ortopedico troppo tardi. Le donne che utilizzano ovociti donati da altre per diventare madri sono drasticamente aumentate negli ultimi 10 anni in Inghilterra. Se nel 2006 erano poco meno di 2.000, nel 2016 risultano circa 4.000. Quasi un raddoppio, come emerge dalle stime dell'Autorità per la Fecondazione e l'Embriologia Umana del Regno Unito. Ma il nostro paese sembra non essere da meno, con circa 2.000 cicli effettuati con questa metodica nel 2015, come riportato dalla relazione sulla legge 40 del Ministero della Salute. E in attesa dei dati ufficiali, secondo quanto emerge dalle stime dei centri aderenti alla Società Italiana di Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione, nel 2016 il numero sembra sia quasi raddoppiato, dice alla DN Cronos Salute Andrea Borini, presidente della società scientifica. Tecnologie mediche sempre più futuristiche. L'ultima novità è uno scanner indossabile capace di registrare l'attività cerebrale mentre il paziente si sta muovendo. Il prototipo, descritto online su Nature, potrebbe aiutare i ricercatori a valutare la funzione cerebrale in situazioni precedentemente impossibili, spiega il team di ricercatori britannici che lo ha ideato. La scoliosi, un male passato di moda, oggi sottovalutato e trascurato dai genitori, ma che non è mai scomparso, anzi. Colpisce il 6-7% della popolazione, soprattutto le femmine, e si manifesta in età prepuberale. A preoccuparci è il fatto che negli ultimi tempi sono in aumento i casi che arrivano quando è quasi troppo tardi per un approccio non invasivo e l'unica opzione resta l'intervento chirurgico. Parola di Guido La Rosa, responsabile di ortopedia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.